poi, sempre relativa all'articolo 4, si propone di sopprimere l'articolo 4,4 e lo leggo. Articolo 4, sempre relativo al fatto dell'articolo 3, essi garantiscono, però sia ai soggetti terzi, trasparenza ed oggettività, nonché il possesso da parte dei responsabili dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La vigente normativa, quale sarebbe in materia? Come abbiamo già dibattuto più e più volte in sede di Consiglio Comunale, abbiamo avuto bisogno di un regolamento perché la normativa nazionale non disciplina in maniera unilaterale le riprese del Consiglio Comunale. Quindi anche questo punto, anche questo comma di questo articolo 4, che ritengo sia veramente il più, sotto il mio punto di vista, criticabile, quindi l'articolo autorizzazioni, ritengo che debba essere soppresso, sempre per dare la possibilità a tutti di poter riprendere. D'altronde un concetto, voi richiamate spesso il concetto di oggettività e trasparenza. La trasparenza viene garantita nel momento in cui chi riprende ciò che ognuno di noi dice lo trasmette, quindi è trasparenza. Ma l'oggettività non è comune all'essere umano, cioè noi, e lo si dibatte in sede prettamente anche scientifica e filosofica, l'oggettività chi la garantisce? Chi è che garantirà? Chi è che potrà asserire che un documento è oggettivo o meno? Nel momento in cui si riprende ciò che ognuno dice e lo si trasmette fedelmente ciò che viene detto, punto, basta. Non ritengo che bisogna più volte richiamare i principi di oggettività e professionalità. Chi è che dovrà tutelare e avvisare se un determinato documento è oggettivo o professionale? Un documento è oggettivo, trasparente e professionale nel momento in cui viene ripreso e viene trasmesso, appunto. Nel momento in cui si fa questa è l'unica discriminante, cioè quella di pubblicare, qualora il cittadino che riprende vuole pubblicare, per intero il Consiglio Comunale uno specifico punto. D'altronde ritengo assolutamente anacronistico, se voi fate riferimento a questo, anche le autorizzazioni, se voi quando vi chiamate la vigente normativa, ritengo anacronistico, e spero su questo aspetto che anche andando contro delle prerogative che potrebbero essere a me, sotto profilo professionale, che non è relativo a quello consigliare, a nuocere, spero che venga soppresso quanto prima l'ordine dei giornalisti, se fate riferimento all'ordine dei giornalisti. L'ordine dei giornalisti è, senza voler andare nel merito della critica politica, un dispositivo adottato in epoca fascista per controllare appunto quella che era l'informazione nazionale, regionale e locale. È un ordine che è presente soltanto in Italia e in Spagna, è assolutamente, anche questo, antidemocratico, antipartecipativo e anacronistico, che informazione la fanno tutti, non la fanno soltanto coloro che sono iscritti all'ordine dei giornalisti, e questo lo dico, lo ribadisco, da sotto profilo professionale iscritto all'ordine dei giornalisti pubblicisti. Quindi spero che il governo Conti possa sopprimere quanto prima questo ordine, che lo ripeto è, oltre ad essere fascista e quindi non accettabile da questa Repubblica antifascista e antidemocratica, possa provvedere quanto prima alla soppressione di questo ordine, se poi fate riferimento all'ordine quando dite norma vincente. L'emendamento numero 8 si propone di modificare l'articolo 4,8, che diventa: non è ammesso il commercio o altra attività a scopo di lucro del materiale audio-video prodotto. Leggo l'articolo 4,8 anche per coloro che non hanno davanti il regolamento, che dice: il soggetto esterno autorizzato non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non è ammesso il commercio o altra attività a scopo di lucro. Non si comprende perché. Qualcuno riprende il Consiglio Comunale, non può cedere il documento a terzi. Non è un documento, se lo fa senza scopo speculativo o semplicemente uno riprende e lo dà ad una terza persona, non comprende proprio la legittimità di questo provvedimento. Nel senso, se anche qualsiasi persona che è qui, ogni persona che è qui presente sta ascoltando ciò che diciamo e riporterà ad una terza persona quello che io ho adesso detto, dicendo: il consigliere della ragione ha detto delle sciocchezze, il consigliere della ragione ha detto delle cose esatte ed esatte, vogliamo vietare, questo è il divieto che vogliamo dare, vietare alle persone di poter comunicare ad altri, di poter presentare un documento oggettivo che rappresenta ciò che abbiamo detto. Anche questo è il nemico che sia antidemocratico ed illegittimo.
L'emendamento numero 9 si propone di modificare l'articolo 4, comma 10, sostituendo le parole «dispone la permanente non ammissione alle riprese audio-video del soggetto che ha commesso la violazione» con le seguenti: «dispone all'interno della conferenza di capigruppo la non ammissione alle riprese audio-video del soggetto che ha commesso la violazione, per un numero di adunanze proporzionato alla gravità della violazione stessa». Il senso di questo emendamento, che appunto fa riferimento all'articolo 4,10, è relativo al fatto che qui si dice che il Presidente del Consiglio Comunale, nel caso in cui venga a conoscenza di violazione dei principi di completezza e di parzialità delle registrazioni e della diffusione delle stesse da parte del soggetto esterno, dispone la permanente non ammissione alle riprese audio-video del soggetto che ha commesso la violazione. Ritengo che nel momento in cui si decide di non permettere ad una terza persona di riprendere ciò che ognuno di noi dice, non debba essere soltanto una scelta di un singolo, ma debba essere condiviso anche dalle altre parti politiche. Quindi una conferenza dei capigruppo che rappresenta tutti i gruppi consiliari deve avere la possibilità di decidere se un soggetto deve subire questa interdittiva. E poi l'interdittiva non può durare vita naturale durante, ma come tutte le trasgressioni alla norma, a meno che non sia previsto del gasto di chi meglio di lei me lo può dire, Presidente del Consiglio, per i suoi studi, deve essere proporzionato, si deve avere la violazione corrisponde, un tipo di violazione corrisponde a 3 mesi, 2 mesi, 1 mese di, tra virgolette, squalifica dalle riprese del Consiglio, non può essere appunto vita naturale durante questo provvedimento. L'emendamento numero 10 si propone di inserire l'articolo 4 bis rubricato riprese effettuate da cittadini partecipanti alle adunanze pubbliche, e quindi vado alla lettura di quello che dovrebbe essere, a mio avviso, al nostro avviso, l'avviso del Consiglio delle Scale, questo nuovo articolo, appunto articolo 4 bis, comma 1: persone o enti che desiderano effettuare riprese o registrazioni presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio. Le domande devono essere firmate dalla persona fisica richiedente e devono indicare nome, cognome, destinazione d'uso e scopo delle riprese, documentario, divulgazione, uso personale. Dette domande possono essere presentate in anticipo di tempo sulla data della ripresa desiderata o più semplicemente nei momenti immediatamente precedenti l'inizio dell'attività consiliare. Questo primo comma appunto fa riferimento alla possibilità che anche un singolo cittadino possa decidere di fare informazioni o di avere un documento per sé personale o di darlo al tempo senza finita di lucro, e quindi riprendere chiedendo al Presidente del Consiglio, comunicandogli che sarà ripreso il Consiglio Comunale, che lo ricordo, noi siamo personalità pubbliche nel momento in cui svolgiamo il ruolo di consigliere comunale. Il comma 2 di questo articolo dice il Presidente rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi casi di manifesta irragionevolezza alla domanda, cui deve rilasciare un documento scritto in cui vengono esposti i motivi del diniego. Il richiedente si impegna a non disturbare o a recare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato, l'unico scopo per cui la ripresa è stata utilizzata, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza del significato delle opinioni espresse. Il richiedente si impegna inoltre a rispettare il presente regolamento. Quindi è la possibilità a terzi, a persone che sono qui presenti o che lo erano prima o che verranno a questo Consiglio Comunale, di riprendere rispettando tutte le norme del regolamento, quindi dare la possibilità a tutti di poter fare informazioni e di poter avere anche un documento privato che si ha a caso che colleziona le riprese del Consiglio Comunale. Poi, sempre emendamento numero 11, si propone di modificare l'articolo 5. Come sempre, articolo 5 relativo alla privacy. 1. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell'articolo legislativo numero 196 2003 e simili,
tali attinenti allo stato di salute, d'origine razziale o etnica, per le convenzioni religiose e filosofiche, vi discorrendo, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessarietà. Detto principio comporta che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità delle attività istituzionali. In ogni caso non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. Codice deontologico, che si richiama la normativa relativa al trattamento dei dati personali. Questo poi proseguirò con la modifica degli ulteriori punti dell'articolo 5, però sia la prassi, poiché ritengo che nel momento in cui noi siamo qui presenti a dibattere di argomentazione del Consiglio Comunale, tutto ciò che concerne le convinzioni filosofiche, se andassimo ad affrontare quella che è la matrice, il significato di filosofia, ancora ad oggi non reso nel dettaglio, chiunque potrebbe sottrarsi alla proiezione delle proprie idee, in quanto potrebbe asserire che le proprie idee sono relative a discussioni di carattere o convinzioni di carattere filosofico o personale, e quindi per questo motivo esimersi dal farsi riprendere o esimersi dal farsi pubblicare le proprie considerazioni. Punto 2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati qualificati come sensibili e giudiziari, ovvero sia anche, come si diceva prima, quelle relative allo stato di salute, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni, e può ordinare l'allontanamento, salvo la possibilità degli stessi di partecipare alle votazioni, in modo da favorire la ripresa integrale dei lavori. Poiché si deve sempre dare priorità all'aspetto pubblico del Consiglio Comunale rispetto a quello che può essere un aspetto privato, che all'interno del Consiglio, per il 99% dei casi, non può essere ammesso, perché siamo personalità pubblica.